nella lotta contro gli infedeli, il fine giustificava il mezzo. I metodi dell'Ordine dei Cavalieri di San Giacomo rappresentavano un esempio per l'Inquisizione. Il gusto per l'orrido e per le immagini macabre durò secoli. Questo bassorilievo nella chiesa di San Vicente ad Avila raffigura un episodio simile a quello accaduto alla Guardia. Nel IV secolo i romani avrebbero torturato in modo brutale alcuni bambini cristiani fino a ucciderli. Secondo la leggenda, sarebbero stati prima impiccati, poi straziati sulla ruota e infine schiacciati con delle travi. In questo periodo le colonie spagnole furono sottoposte a vessazioni di ogni genere. Oltre che soldati e funzionari, i popoli colonizzati si trovarono ad affrontare i monaci e con loro anche l'Inquisizione. Ben presto furono eseguite condanne per eresia a Cuba e in Messico. Le credenze indigene erano considerate forme di idolatria. L'Inquisizione operò a lungo. Gli inquisitori si avvicendarono, ma la sostanza del loro lavoro non mutò. Ovunque andassero, portavano orrore e morte. I crudeli metodi usati per estirpare l'eresia si diffusero rapidamente in tutta Europa.